Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con la Marvel Movie Collection di Agostini. Finalmente, in tanti mi avete chiesto: Visio, ma non la fai più? Visio, ma che fine ha fatto? E vi ho sempre risposto che innanzitutto se mi seguite sui social, io l'avevo già annunciato, quindi seguirmi è importante perché restate sempre aggiornati su quello che arriverà sul canale. Ma comunque, rispondendovi nei commenti, vi avevo sempre detto che per il momento ci siamo fermati semplicemente perché non stavano uscendo dei personaggi che volevo mettere in collezione, ma che molto presto saremmo tornati. Nella mia edicola purtroppo non stanno arrivando più, quindi i numeri che voglio li devo ordinare su prima edicola, di conseguenza sapete che l'attesa è bella lunga, però come potete vedere eccoci ritornati. Ragazzi miei, come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Marvel Movie Collection, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto finora. Mentre qui sotto vi ricordo del canale Visio TV su Telegram, molto importante perché se volete essere sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, io vi mando sempre una piccola notifica, quindi in questo modo non vi perderete nessuna novità. Dunque, ci spostiamo sotto, andiamo a scoprire questo Dino, che a vederlo così mi sembra buono, non buonissimo. Sapete che la qualità purtroppo per questa collezione non è sempre al top. Comunque adesso lo vediamo insieme. Spostiamoci sotto. Perfetto, ragazzi, eccoci qui. Andiamo a scoprire il capo degli dei di Asgard. Allora, Marvel Movie Collection. Questa è l'uscita numero 41 dal film Thor The Dark World, Odino. Ragazzi, diciamo che Anthony Hopkins, l'attore, ha veramente poco bisogno di presentazione. Uno dei volti più famosi di tutto il parco attori di Hollywood. E quindi eccolo qua, Anthony Hopkins. Devo dirvi, il suo personaggio si va un pochino a perdere poi con il proseguo della storia, quindi si vede sempre meno, poi ovviamente viene anche a mancare, non so poi se avete visto tutti quanti i film di Thor, probabilmente sì, però insomma sicuramente un volto molto molto importante, peraltro io che leggo i fumetti vi assicuro che Odino ha un ruolo molto più importante secondo me di quello che poi abbiamo visto nei film. Comunque il personaggio ci sta veramente tantissimo e quindi appunto per questo lo volevo mettere nella mia collezione della Marvel Movie Collection. Qui abbiamo il certificato di autenticità. Thor The Dark World, Odino. Ok, a questo punto possiamo andare ad aprire il nostro blisterino di plastica e andiamo a scoprire il personaggio. Come vi stavo dicendo, non mi è sembrato proprio meraviglioso, soprattutto per quanto riguarda la scultura del viso, non mi è sembrato proprio stupendo. Vedete l'occhio, l'occhietto, questo di destra. Ovviamente io che vado a dire è l'occhietto di destra, ti credo, l'altro non ce l'ha, quindi era per forza l'occhio destro, che poi è il suo sinistro in realtà, che non è stato colorato proprio divinamente, ecco, restiamo in tema. Per quanto riguarda invece la scultura della sua armatura, devo dirvi questa mi piace molto di più, sia per quanto riguarda le braccia, soprattutto per quanto riguarda l'addome. La lancia che impugna sulla mano destra è leggermente, ragazzi, ma proprio leggermente storta, però vedete che il metallo è molto molto leggero, quindi con una leggerissima pressione possiamo cercare di rimetterlo in posizione. Vedete, abbiamo già un pochino risolto qua. Se stiamo un po' attenti, magari con un phon, con un pochino di aria calda, lo possiamo ammorbidire e rimettere in posizione. Quindi vi dicevo, non è proprio meraviglioso. La colorazione, come sempre per questa collezione, potrebbe essere fatta veramente molto meglio. Guardate anche i capelli, sono colorati un pochino così. La scultura resta la parte migliore, peraltro qua hanno fatto anche delle sfumature nere che alla fine ci stanno bene. Quindi che vi dico, ragazzi? Sì, la collezione era partita veramente, veramente molto bene. Un pochino però si è andata a perdere e su questo non lo possiamo negare. Il personaggio mi sembra sufficiente, ok? Quindi non mi sembra uno di quelli bruttissimi come quando abbiamo aperto Thanos. Raga, non so se ve lo ricordate, però sicuramente abbiamo visto di molto molto meglio. E uno che per quanto mi riguarda è migliore, senza andare troppo lontano, è proprio Iron Man, il primo numero della collezione. La scultura secondo me è migliore, anche il viso e la colorazione
situazione generale risultano abbastanza migliori. Comunque, raga, sono personaggi che hanno dei difetti, eh. Poi, insomma, siamo arrivati al numero 41. Magari qualcuno di voi li sta facendo tutti, quindi sa benissimo di cosa sto parlando. Non sono precisi, non sono perfetti, ed è proprio per questo motivo che ho deciso di ridurre un po' all'osso l'acquisto di questi personaggi, proprio, insomma, quelli che volevo prendere. Infatti, come vi dicevo inizio video, sicuramente prenderemo Nick Fury, sicuramente voglio prendere Loki del primo Avengers e sicuramente vorrei prendere Red Skull e War Machine. Tolti questi, raga, probabilmente mi fermerò, non prenderò altri numeri. Sinceramente mi sono trovato molto meglio con la Marvel Movie Collection 2.0 di Peppe. Magari vi lascio qui sopra il link per poter recuperare le sue figure. Sono ovviamente delle custom, sono colorate secondo me molto meglio, proprio c'è una cura del dettaglio sicuramente superiore, senza contare poi il fatto che ovviamente possiamo scoprire dei personaggi totalmente nuovi che non sono previsti in questa collezione. Raga, come sempre mi raccomando, commentino qui sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Come il capo delle divinità di Asgard, Odino, mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto, se l'avete preso anche voi, sempre un bel commentino qui sotto. Che vi do appuntamento con il prossimo numero. Ho preso un altro arretrato che sarà Nick Fury, ok? Ovviamente non poteva mancare il capo dello Shield, quindi credo che presto mi arriverà in edicola e non appena sarà pronto vi avviso sui social. E poi ci rivediamo qua sul canale. Qui da Visio e da Odino è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.